Per qualche istante, pochi secondi per fortuna, le migliaia di persone che ieri sera affollavano Piazza Maggiore a Bologna per assistere al concerto dei Nomadi hanno creduto a un attentato terroristico. Sembrava che quello che era avvenuto 3 mesi fa a Nizza, sulla Promenade Sanglé, dove morirono 84 persone, stesse per ripetersi lì, di fronte alla Basilica di San Petronio. Un camion telonato bianco, lo vedete nelle immagini, entra nella piazza poco dopo le 23. Alla guida c'è un 57enne di Benevento che deve raggiungere Palazzo Renzo per ritirare delle attrezzature. Non ha certo cattive intenzioni, ma non vede i cartelli di divieto, non si accorge che è in corso la manifestazione e a discreta velocità entra nella piazza, che tra l'altro è pedonale. Nessuno lo ferma, né la polizia né i vigili urbani. L'autista passa tra il palco e la gente, provocando scompiglio, qualche urlo e l'incredulità di tutti i presenti. O siamo su Scherzi a parte oppure a Nizza, hanno commentato i Nomadi dal palco, scherzando ma non troppo. In una città come Bologna, ha aggiunto Beppe Carletti, lo storico tastierista del complesso, con tutto quello che è successo negli anni scorsi, i controlli dovrebbero essere severissimi.